Bene, oggi andiamo a spiegare come sgrossare un pezzo uscito da una forma per portarlo a queste dimensioni. Per prima cosa vi serve una levigatrice. Questa l'ho presa da Lidl, della Parkside. È una 140 watt, molto lenta, ma devo dirvi che fa il suo lavoro. Come si procede? Immaginate che inizialmente il pezzo era grande così. Io già l'ho portata a questa dimensione. Si procede in un solo modo. Accendiamo la levigatrice, piazziamo la base, che è la parte che siamo sicuri sia più piatta rispetto a questa che ha dei bordi, e andiamo a sgrossare tutto il bordo per ottenere un cerchio perfetto. Questo ci servirà che cosa? Ci servirà quando noi andremo a ruotare il pezzo e lo andremo a mettere in questa posizione. Questo ci garantirà che, essendo qui abbastanza tondo, non avremo problemi di levigature errate. Quindi iniziamo così, levighiamo su due pezzo, facciamo in modo che tutti i bordi vengano tolti. Una volta finito, il pezzo lo possiamo lavorare dalla parte opposta. Esattamente, io l'ho fatto prima così. Una volta tolti i bordi, l'ho messo così, il pezzo è abbastanza tondo, lo appoggio e lo inizio a ruotare man mano sulla levigatrice. Questo mi permette di avere un cerchio quasi perfetto. Quindi, come vedete, qui stava iniziando a levigare. Se noi continuiamo, vi accorgerete come arrivare a questo pezzo di qua. Si può procedere anche con la levigatrice a nastro, con il platorello montato sul trapano, ma questo, diciamo, che è il modo più semplice. Richiede un po' di tempo in più, perché la 140 watt ovviamente ha i suoi giri. In realtà, se faccio forza, riesco anche a fermarla, però per quel che devo fare io va benissimo. Un difetto di questa macchina è legato al fatto che, per cambiare il disco, ogni volta devi smontare questo. Io, a questo punto, che ho fatto? L'ho lasciato libero, così lo posso togliere e metto gli altri dischi senza dover svitare ogni volta il dado esagonale. Adesso vi faccio vedere. È quasi finito, procediamo lo stesso. Inizialmente ballerà un po', anche perché non ho dato il tondo perfetto, ma per farvi vedere diamo un inizio di sgrossatura. Mi raccomando di utilizzare sempre la mascherina, perché la polvere di resina è abbastanza fine. Io purtroppo non la utilizzo per poter parlare, ma vi assicuro che è molto importante avere una buona maschera con dei buoni filtri. Guardate, come vedete, ha già iniziato a togliere e stiamo iniziando ad avere la nostra forma. Nel caso in cui vi ritroverete uno spessore più grosso, basta iniziare a levigarlo solo da una parte fino a portarlo esattamente allo stesso spessore dell'altro lato. Procediamo sempre col primo pezzo. Adesso vi faccio vedere le successive levigazioni. Quindi cambio la carta, levo questa e iniziamo con una 180. Quella era una 120. Quindi, una volta messa la carta, rimettiamo questa maledizione, accendiamo e ripartiamo sempre dal bordo. Una volta assicurati che il bordo è tutto fatto, possiamo fare la parte superiore e la parte inferiore.
io non vi faccio vedere tutto il tempo che ci vuole per la levigatura, altrimenti il video dura 2 ore. Procederò io a levigare e man mano vedrete i vari passaggi di carta. Cambiamo carta. Andiamo alla 2.40. Inizialmente lavoro così. Montiamo la base e ripartiamo. Mi sono accorto che all'interno della radica c'erano dei buchi. Basta mettere un goccio di Attac, lasciare asciugare, dopodiché ripartire con la levigatura. Avrà lo stesso effetto della resina. Per queste riparazioni è perfetta. Così facendo siamo arrivati già alla 2000. Guardate già la differenza. Vi faccio vedere una cosa. L'ho soltanto bagnato, eh? Ancora non è lucido, però già vedete che non appare nessuna riga. Siamo già alla 5000.
Questa la togliamo, facciamo questa, facciamo sempre l'esterno. E per finire la 7000. Potete anche spingere un po' di più, anche perché la 7000 non riesce a grattarla, quindi sta solo lucidando. Adesso passiamo dall'altra parte. Vi faccio vedere il procedimento con pasta abrasiva e con il platorello. Prendiamo la pasta abrasiva. Eccoci qua. Accendiamo il trapano.
Mi ero perso il pezzo. Direi che va bene. Che dite? Va bene così? Io direi di sì. Vediamo un po' il risultato. Penso vada bene. Si vede tutto? Eh sì, mi sembra abbastanza trasparente. Ciao.